mentre vi presento il boss finale delle farm di esperienza, vi ricordo che l'iscrizione al canale è completamente gratuita, i costi sono pari a zero e i vantaggi sono talmente tanti che non sto ad elencarveli tutti, ma fidatevi, ce ne sono tanti. Detto ciò, è il momento di riprodurre il suddetto boss finale delle farm di esperienza. I materiali che vi servono sono quelli che vedete qui nella mia toolbar. E in più, oltre a questi, servirà ovviamente del kelp, che è tipo la base. Bastano solo due pezzettini, due leve e vabbè i secchi d'acqua, credo due, ma anche uno mi sa che può bastare. Detto ciò, riproduciamo la suddetta farm come questa. Sarà un video veloce ma efficace. Allora, scaviamo qua due buchi nel quale metterci la cesta. Dietro potremmo già fare l'apertura di tutto quello che vedete lì, ma la facciamo alla fine. E dietro le due ceste, gli hopper, mi raccomando, attaccati alla cesta. Poi sopra, come vedete, ci mettiamo i due smoker. E attaccati agli smoker, spero che bastino gli hopper, altrimenti mi metto a piangere. Appunto, gli hopper attaccati. E sopra gli hopper, ma è tutta una catena incredibile, ci mettiamo le ceste. Quindi stuk stuk. Poi ci vanno altri due hopper. E tramite il potere dei pillar di terra, che non si possono guardare ma sono efficaci, ci mettiamo le ultime due ceste. Però devono essere attaccate. Perciò pacchiamo la cesta con una cattiveria incredibile. Oh no, è caduta nell'hopper. Oh shit, perfetto. E ci attacchiamo la cesta. Perfetto, quindi la base l'abbiamo già praticamente fatta. Il video è già tipo a metà, ma va bene, ok. Una volta fatta la base, che ci si mette quanto? 10 secondi? 5 secondi? Non lo so, perché ho switchato il blocco di terra, va bene. Dicevo, andiamo a usare i nostri stone brick. Potete usare qualsiasi blocco in realtà, però io ho preso questi. E andiamo a fare appunto una sorta di recinto con i suddetti stone brick. Ora, i lati io li tolgo, però vabbè, non è obbligatorio in realtà, fate un po' come volete. Quindi facciamo così, stuk stuk, e più facile di così si muore, sostanzialmente si muore. Ok, fatto. Quindi poi sopra gli stone brick ci andiamo a mettere il vetro. Quindi stuk, mettiamo anche il vetro. Beh, no, magari non qui, abbiamo già rotto un pezzo di vetro, perfetto. E perché no, andiamo a mettercene un altro pezzo. Ma perché questo pezzo sbaglio sempre? Che fallimento. Ok, andiamo a mettere un altro pezzo di vetro. Ora, per quanto riguarda la parte sotto, qui metteteci esattamente qua sotto, ho preso gli hopper giusti, altri appunto due hopper attaccati alla cesta, un po' così. Qua in mezzo ci andate a mettere altri stone brick o qualsiasi blocco vogliate. E qui sotto di un blocco ci andate a mettere la terra, perché appunto il kelp non cresce sugli stone brick, ma sulla terra a quanto pare sì. E dannazione, devo risalire. Poi in realtà qua dietro, al posto del vetro totalmente facappato, bisogna metterci, come vediamo di là, due pistoni e sopra, dove li ho messi, stuk, e sopra due observer con il sedere, chiamiamolo sedere, rivolto verso l'esterno. Quindi il dentro deve vedersi la faccia. Vediamo se ho fatto giusto. Sì, esatto, esattamente come di là. Perfetto. Poi tramite il potere dei water bucket li andiamo a fillare così, stuk, che si va a fare una sorta di cascatina, e ci andiamo a mettere il suddetto kelp. Se riuscisse a uscire sarebbe anche più bello. Quindi stuk stuk, usciamo così, la cascatina si è fatta, o sì che si è fatta, facciamo di questo. Quindi quello è sacrificatissimo, quindi ripperoni, e andiamo a chiudere il tutto. Perfetto, sempre un blocco sopra, altrimenti l'acqua mi va a morire. Il tutto è stato fatto. Dannazione. Però adesso arriva la parte fondamentale, ovvero facciamo una sorta di recinto, magari non troppo asimmetrico, altrimenti fa schifo, ai lati. E una cosa che non sapevo, magari non la sapevate neanche voi, ma è tipo una figata totale: ci andiamo a prendere le leve, e se mettiamo le leve qua sotto, quindi così, praticamente le cose che cucinerete nello smoker si andranno a bloccare. Non la sapevo sta cosa, e non scenderanno nella cesta. Potete metterci qualsiasi carburante, però io ho preso già del dried kelp che avevo appunto cucinato qui, e quindi lo usiamo come carburante. E per farvi vedere che funziona, direttamente qua ci mettiamo il kelp, ok, che in teoria dura un bel po', però volevo prenderne la metà, magari sarebbe più carino. Ok, quindi metà qui e metà qui. E ovviamente sta ancora piovendo, bellissimo. Quindi switchando per di là questi cosi, in teoria, vedete che dovrebbe bloccarsi il dried kelp. E sta cosa non ne avevo la minima idea. Ed è da questo appunto che si fa la farm. Madò, sta pioggia, che fastidio. Quindi, dato che poi col tempo andranno ovviamente a crescere i kelp e i due cosi li spareranno via, lasciate col tempo, voi giocate, vi fate le vostre cose nella vostra vanilla. Quando vedete che qui è a 64, riprendete i 64 cosi di kelp e vi dà una sbrega di esperienza, oltre ovviamente al kelp che fai te ne privi. Potete usare qualsiasi fuel, in realtà è meglio il carbone, che non ho, ce l'ho lì dentro.
Però io ho usato il kelp così, tanto per il meme. Quindi in conclusione vi consiglio di usare il carbone. Appena arriva a 64, roba sta ancora cucinando, ma non ci arriva. Prendete i kelp che vi dà un bel po' di esperienza. Vedete, io l'ho presi e già sono salito di qualcosina. Immaginate con 64 quanto salite. Ed è completamente automatica, non serve luce, non serve niente. Voi giocate, arriva a 64, stuc. E niente, cosa ci offri tu? Dai, faccia oh, ci offre il kelp! Delirio. Quindi non me lo scambio perché non conviene per niente. Spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto vi sia stato utile. E niente, vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero 6:30, con un nuovo video. Ciao! E ora, noi due.